Salve amici, un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una partita di pallone che si preannuncia spettacolare. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il manto stellato in questa splendida notte. L'atmosfera che si respira in questo splendido stadio è semplicemente fantastica. Difesa a 3 con 5 centrocampisti. Qual è la tua opinione, Luca? Beh, è sempre stato uno dei sistemi di gioco più utilizzati. Mediana e difesa passano da 5 a 3 uomini con il riposizionamento degli esterni ed è previsto l'utilizzo del regista davanti alla difesa. Adesso sta tornando di moda ed è comprensibile. Il calcio odierno è molto veloce e vive di ripartenze rapide. Avere un uomo davanti alla difesa in grado di lanciare subito la manovra offensiva è diventato un concetto chiave. La partita è iniziata e trova bene il e ora un duello tra lui e il portiere, pronto al tiro. Si è liberato bene, peccato per la conclusione non molto precisa. Ha provato a fare tutto da solo e c'era quasi riuscito, tutto perfetto a parte la conclusione. Cerca un compagno, cerca lo spunto, prova il tiro e c'è il gol dell'Atalanta. Che inizio, grande partenza, grande approccio. Non ha sbagliato, ha battuto il portiere, freddissimo. Non ha mai staccato gli occhi dal portiere, ha aspettato una sua mossa falsa prima di gonfiare la rete. Hanno trovato subito il gol del vantaggio e adesso avranno più spazi. Parolo. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. Patrick. Cerca il numero. Parolo. Prova a passare con un pallone profondo. Effetto il cross. Prova a salire in aria. È mancata un po' di precisione. La Lazio ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Patrick. Badeli. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. E qui prende chiaramente l'avversario, dunque punizione. Cerca spazio. Atebur scatta verso il pallone. Allontana il pallone. Bel gesto tecnico. De Roon mette la palla in avanti. Ci mette una pezza. Prova la giocata nello spazio. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Lulic, immobile. Caicedo, ecco Parolo. Parolo allarga il gioco a destra. Ottimo dribbling.
prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Può colpire! E qui falliscono la grande occasione. È andata esattamente come prima. Hanno avuto diverse occasioni da gol. Ci sono andati ripetutamente vicini. Se insistono, prima o poi la rete arriva. Casedo sul pallone. Dunque, rimessa laterale. Alejandro Gomez la gioca a sinistra. Wallace con l'intercetto. Mi sembra che stiano puntando sugli esterni adesso. Senza dubbio. E tu che ne pensi? Ma penso che abbiano deciso di giocare più larghi per creare più spazi, per avere maggiore libertà nella gestione del pallone. Badeli. La partita si è accesa subito, non erano ancora trascorsi 10 minuti dal fischio iniziale. Già il punteggio è quindi di 1-0. È davvero una bella serie di passaggi questa. Tocco preciso. Attenzione! Ecco il tiro! Ottima la parata del portiere. Non ha sbagliato nulla, ma l'estremo difensore ha mantenuto la calma e ha reagito. Caicedo la mette sulla sinistra. Lulic prova a prolungare. Savic scatta verso il pallone. Alejandro Gomez, autore di un assist oggi. Passaggio sulla destra. Ecco un'occasione di contropiede. Tocco morbido. Palla fuori, il gioco riprenderà con una rimessa. Riceve in ottima posizione. Lulic cerca un varco con un pallone lungo. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Bel pallone. Immobile, scatta verso il pallone. Atebur, di forza. Dunque, rimessa laterale. Parolo. Ci mette il piede e con questo è il pallone. Fallo, nessun dubbio. L'arbitro va a dirgli due parole. E qui forse poteva anche tirare fuori il cartellino. Masiello sproglia la situazione. Prova il filtrante. Vuole la profondità. Occhio al tiro. Palo. Primo tempo che finisce qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti. Partiti! E speriamo che questo secondo tempo possa regalarci grandi emozioni. Un solo gol di differenza sta decidendo il match. Credo che questa sia la prima volta che provano ad attaccare per vie centrali. Finora hanno preferito sfruttare le corsie laterali. Wallace. Badeli. Wallace. Ottimo il fraseggio. Ecco Immobile. Immobile cerca la profondità. Riesce a toccarla. Ottima la conclusione. L'impatto sulla palla è stato perfetto, con la giusta potenza, ma il tiro non era ben direzionato.
Rafael Toloi si fa trovare al posto giusto e allontana. Prova a verticalizzare. Cerca un compagno. Duván Zapata scatta verso il pallone. Grande forza fisica, non si è fatto sopraffare. Prova il filtrante. Palla allontanata senza troppi complimenti. Lungo passaggio in avanti. Francesco Acerbi sbroglia la situazione. Vedo che la difesa non sale più, non punta sul fuorigioco. E vogliono proteggersi dalle imbucate, non concedono la profondità. Sanno che gli avversari sono bravissimi negli inserimenti e preferiscono affrontarli con prudenza. Evidentemente la tattica è questa. Ecco, ma è una tattica giusta? Secondo te fanno bene o fanno male? Ma guarda Fabio, ogni strategia ha dei pro e dei contro, non si può fare un discorso assoluto. Ma considerando l'abilità di questa squadra nel gioco in profondità, credo abbiano ragione. Con questi non puoi correre rischi, si muovono benissimo senza palla e arrivano in porta in un attimo. Alejandro Gomez fa avanzare l'azione con il lancio lungo, la mette in avanti. Ottima pressione la sua, palla recuperata. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Costringe l'avversario al fallo, finisce sul referto dell'arbitro con un'ammonizione. La sensazione è quella dell'infortunio e sembra che ci sia anche preoccupazione da parte dei compagni. Ci mette una pezza. Spazza via. Rafael Toloi. Bella serie di passaggi. Libera tempestivamente. Alejandro Gomez. Alejandro Gomez. Freuler. Siamo al 30° del secondo tempo. Insomma, qui dovevano chiudere la partita e non ce l'hanno fatta. Palla intercettata. Si libera della palla ed evita complicazioni. Stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol. Cerca di lanciare il compagno. La difesa adesso sta lavorando un po' meglio. Pallone intercettato. Intervento davvero provvidenziale. Rossens. Zapata. Prova la giocata nello spazio. Bella apertura. Occhio alla conclusione. Palla dentro, c'è il gol. Vantaggio di 2 gol. La partita si mette in discesa. L'estremo difensore è furioso ed è comprensibile. Per il portiere non c'è niente da fare quando non vede partire il pallone. Ogni tentativo di parata arriva in ritardo. Le squadre hanno deciso di effettuare delle sostituzioni e a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. De Roon. Cercano l'azione veloce sulla destra. Grande movimento nello spazio. Se ne va. Prova la conclusione. La toglie dalla porta. Wallace spazza via senza pensarci 2 volte. Pallone alto nello spazio. Prova la verticalizzazione ma il tentativo non ha fortuna. C'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Hanno lottato dal primo all'ultimo minuto e hanno conquistato una grande vittoria. Hanno sempre mantenuto la giusta concentrazione. Ora sì che possono godersi questo trionfo.